semplicità. A cosa è simile il regno del Signore? È simile a un fratello di stretta mano. Un uomo lo ha seminato nel suo campo e ora ha prodotto i suoi frutti. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il regno di Dio viene in umiltà. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore. Padre di immensa grazia e di perenne gloria. Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto. Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva, in Lui gustiamo sopri le prezza dello Spirito. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come la cervanella al cuore, alle corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia sete di Dio e del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge, attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
suoi canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio ancora prolungandolo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizza. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle due cascate, tutti per lutti e le due onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera a Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato, perché triste me ne vado oppresso dal nemico. Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa, essi dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Speri in Dio ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il tuo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore. Signore Dio dell'universo, guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscono come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso come dal principio. Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della tua città santa, di Gerusalemme, tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno gli affida il messaggio e la notte alla notte le trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Clamo su una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate giusti nel Signore, ai santi sia dice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai santi sia dice la lode. Cantate al Signore un canto nuovo, ai santi sia dice la lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esultate giusti nel Signore, ai santi sia dice la lode. Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha promesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare la sua conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge e a rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi il sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta, uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore. Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio. Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi. Donaci i frutti del tuo spirito, la saggezza senza l'abilità e la bellezza. Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore, e donaci di ben operare per rendere tutta la vita una lode a te. Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiamo a conseguire più facilmente la salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l'intercessione della Vergine Maria, concede ai nostri fratelli, parenti, amici e benefattori il perdono di ogni colpa e la beatitudine eterna del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. O Spirito Paraclito, uno col Padre e Figlio, discendano e benigno nell'intimo dei cuori. Dolcemente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di giunza, rivelaci il mistero del Dio, Trino, unico, fonte ed eterno amore. Amen. Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore. Venga a me, Signore, la tua grazia e la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino.
davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi che ho amati, alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, mediterò le tue leggi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della lavandera. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, gloria al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali segni il nostro favore, nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non ho chiesto l'olocausto e vittima per la colpa, allora ho detto, ecco io vengo. Sul rotolo del libro di me scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo desidero, la tua legge nel profondo del mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me. Non nascosta la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi, accorre, Signore, il mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero ed infelice, di me accorre il Signore. Tu mi aiuta e mia liberazione, mio Dio, non tardare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Non allontanarmi dal tuo volto. Preghiamo, oh Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l'intercessione della Vergine Maria e dei nostri santi, concedi ai nostri fratelli, parenti, amici e benefattori il perdono di ogni colpa e la beatitudine eterna del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. La parola del Signore degli eserciti fu rivolta in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi fiamma per lei. Così dice il Signore: tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città fedele
e il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Così dice il Signore degli eserciti: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. Così dice il Signore degli eserciti: se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Oracolo del Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente, li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli ed i regni per servire il Signore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo sarà il più grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito perché non ti segui insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sì.
Gesù parla di umiltà, di servizio, di carità. Lui, il Figlio di Dio, si è messo a servire l'uomo, ma l'uomo non serve Dio. E qui il grande problema e dramma della nostra società, che mentre Cristo si pone al servizio dei suoi fratelli, i fratelli non servono Cristo. E allora, dove c'è la disputa, ancora una volta che gente compie i miracoli ma non seguiva gli apostoli o Cristo, Gesù stronca, dice subito, chi compie queste cose non può essere contro di me. E allora, proprio per questo, richiama gli apostoli a questo concetto di accoglienza, e lo dice a tutti. Quando parla del piccolo, parla del semplice, non parla del bambino. Parla di coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola sua, proprio perché questa parola si diffonda, vada per il mondo. E chiunque accoglie questa sua parola nella semplicità, nel servizio, nell'amore, diventa come un bambino. Cioè nella semplicità dell'anima, nella semplicità del proprio spirito, che accoglie il tesoro prezioso che è la parola stessa di Gesù. Ecco perché chi accoglie la parola di Dio, chi accoglie il suo apostolo, chi accoglie colui che gli è vicino e che è caro a Gesù, accoglie Gesù stesso. E allora il dilemma rimane: se Cristo si mette a servire i suoi fratelli, infatti lui stesso dice: il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita in riscatto per molti. Quelli che sono riscattati, coloro che maggiormente dovrebbero vivere quest'umiltà di servizio, ma lo fanno realmente, o si pongono al di sopra di Cristo, o si pongono al di sopra della parola di Cristo stesso. E qui un dilemma, un grande dilemma da sciogliere, proprio perché soltanto se veramente ci mettiamo a servire la parola, se veramente ci mettiamo a servire ciò che Gesù ci dice, allora l'umiltà trasformerà la nostra esistenza, la trasformerà in servizio, ma soprattutto la trasformerà in quell'amore ardente di essere piccoli per amore di Cristo e della sua parola. Thank you.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio che sei misericordia senza limiti, accogli questo sacrificio di salvezza in suffragio dei nostri fratelli, parenti, amici e benefattori, e dona loro la remissione di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie per la tua immensa misericordia, Dio onnipotente, Re d'eterna gloria. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ci compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che per la potenza redentrice di questo sacrificio concedi ai nostri fratelli, parenti, amici e benefattori il perdono di ogni colpa e la beatitudine eterna nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù, all'inizio di questa nuova settimana, iniziata ieri con il tuo trionfo dalla morte per darci la vita, nel trionfo della tua resurrezione, concedi, Signore, a coloro che sono poveri, soli, abbandonati, coloro che si affidano a te nelle angustie della propria esistenza, coloro che questa settimana devono risolvere tanti problemi. Signore Gesù, rimani con noi, rimani in mezzo a loro, cammina, entra nelle loro case, sostieni coloro, ecco, che si sentono abbandonati. Tu che sei il Signore della vita, togli la morte. Tu che sei il Signore della gioia, dona speranza. Tu che sei il Signore dell'amore, dona carità. Signore Gesù, non abbandonarci nel percorso di questa nostra esistenza, di questa settimana. Aiuta, sostieni, proteggi la famiglia associativa, i sacerdoti, le sorelle. Donaci sante vocazioni e benedici tutti coloro che sono lontani da te, ma che in cuor loro sentono il bisogno di vederti quando vai per le strade e per le case, di cercarti ovunque tu ti trovi. Perché tu, Signore, sei colui che consola. Vergine Maria, madre della sofferenza e del dolore, rimani accanto a noi, San Valeriano e Santa Cecilia. Donateci la gioia di seguirti lungo i sentieri delle nostre strade. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Così strano, dove ognuno è per sé. Io mi sento tanto sola ed un vuoto intorno a me. Non ti vedo, ma io sento che tu sei accanto a me. Sono stanca di lottare, la tua forza è dentro me.
mia voce, ti ho aspettato tanto, sai. È da sempre che ti parlo, mentre guardo dove vai. Dio la strada ci ha segnato, ma dipende poi da noi. Tu puoi prendermi la mano o lasciarla se lo vuoi.